Buon pomeriggio e buon pranzo, visto che siamo quasi alle 13. Oggi, insomma, questi giorni davvero caldi e siamo tutti un po' sottotono. Veniamo oggi vado così con risultati, non mi va di analizzare le due kermesse di The Great American Bash per NXT e Fighter Fest per la All Elite. Per quanto riguarda il The Great American Bash di NXT, allora vediamo un po' qui il risultato. Tegan Nox ha battuto Candice LeRae, Dakota Kai, Mia Yim in un match a 4 ad eliminazione e si è assicurata l'opportunità titolata contro Yoshirai. Poi andiamo al secondo match della serata tra One Lorcan e Timothy Thatcher. Sfida molto interessante, vinta da Timothy Thatcher, che sicuramente dopo la faida che praticamente ha portato al cambiamento per Matt Riddle da NXT a SmackDown, quindi complimenti veri a Timothy Thatcher. Poi, almeno da quando ho visto più o meno, è abbastanza comica la sfida tra Rhea Ripley contro ben due avversari, Aaliyah e Robert Stone. Ovviamente non poteva che vincere Rhea Ripley. Poi, altro match della serata, Dexter Lumis e Roderick Strong nel primo match con come posso dire, con questo tipo di cing, no, di cinghia, cioè i due avversari fanno una sorta di prova di forza attraverso uno strumento, ora non mi viene il nome. Comunque, Dexter Lumis sarà meglio, chissà che nel giro di un po' di tempo questo Lumis potrà arrivare magari a volere qualcosa di più importante come una cintura, magari quella nordamericana o quella di NXT. Poi vedo qui settimana prossima è il Ledago del Fantasma contro Breezango e Drake Maverick. Candice LeRae contro Mia Yim in uno street fight, Adam Cole contro Keith Lee per il titolo massimo di NXT e il titolo nordamericano, Yoshirai contro Sasha Banks, sfida vinta da Yoshirai, è stata determinante la distrazione di Asuka, che quindi si intrufola in questa sfida e appunto deconcentra Sasha Banks e quindi la sua amica nipponica come lei Yoshirai ne approfitta. Poi ora passiamo invece a Fighter Fest. Ovviamente sia di Fighter Fest che di The Great American Bash la serata numero 1, mercoledì prossimo ci sarà la serata numero 2. Per quanto riguarda Fighter Fest, allora la prima sfida è stata Jurassic Express contro MJF e Wardlow, contesa che è stata vinta da Luchasaurus e Jungle Boy. Mi pare anche qualche episodio abbastanza divertente durante questo match.
Seconda sfida, ecco, per il titolo massimo femminile, Hikaru sfida la campionessa contro Penelope Ford e la minuta. Hikaru sfida riesce a battere Penelope Ford. Ecco qui leggo settimana prossima Rhodes contro Hager, forse Dustin Rhodes contro Hager. Terza sfida per il titolo TMT, Jack Hager con Lot Wife contro Cody Rhodes contro Lot Coach. Match vinto da Cody Rhodes, che quindi incrementa ancora il suo migliora ancora il suo ranking per quanto riguarda le difese titolate del titolo TMT, venuto alla luce, insomma, sarà un mesetto e mezzo. E poi vediamo, ah sì, Santana e Ortiz contro i Private Party con l'assistenza di Matardi. Questo è stato un match vinto dai Private Party. Poi anche primi, diciamo, piccola anteprima tra le champion Chris Jericho e Orange Cassidy, che si stuzzicano a poca distanza lì in direzione del tavolo di commento. Poi vediamo, sì, con questo match si dovrebbe aver chiuso la prima serata, che è stato un match per i titoli di coppia tra Hangman, Adam Page e Kenny Omega contro i Best Friends, sfida vinta da Kenny Omega e Adam Page. Poi anche qui c'è stato un piccolo alterco, un piccolo qui pro quo con gli FTR, ovvero gli X Revival. Bene, grazie a tutti e speriamo anche in qualche grado così di abbassamento della temperatura. Noi ci vediamo alla prossima per un nuovo video. Di nuovo buon pranzo a tutti e buona giornata. Ciao!